Tuscania c'è un'accademia che rappresenta l'eccellenza della pasticceria e incarna fino in fondo lo spirito del suo fondatore. È il Campus Etoile Academy di Rossano Boscolo. Qui lo sforzo, l'abnegazione e la creatività portano all'eccellenza. Qui vince solo chi sa dare valore alle sue risorse, sfruttandole per raggiungere il massimo della professionalità. Oggi a 10 studenti ormai prossimi al diploma verrà data una grande occasione: misurare il loro talento per essere selezionati tra i migliori 7 che accederanno a una gara che permetterà ad uno di loro di vincere un contratto di lavoro. E c'è soltanto una condizione per vincere: fare un dolce da maestro. Studenti che cercheranno di entrare in gara oggi sono 10. Comunicherò loro che ci sono 5 posti disponibili, ma la realtà è un'altra: ci sono ben 7 grembiuli. Solo voi saprete queste cose, né i professori né gli studenti le sapranno. Così la sfida non mancherà di colpi di scena. Intanto stanno prendendo posto in aula magna i migliori 10 studenti dell'Accademia che fra 16 giorni, dopo mesi e mesi di studio, otterranno il tanto agognato diploma. Stanno entrando con il dolce che reputano il loro cavallo di battaglia e che oggi sarà oggetto di giudizio per accedere alla gara e provare a vincere il contratto di lavoro in palio. Gli allievi sono pronti, ma molto emozionati. Tra poco faranno assaggiare le loro prelibatezze ai professori, ma i professori saranno buoni. I ragazzi sono già in sala e attendono di conoscere il loro destino. Per passare il primo step, gli studenti faranno assaggiare i loro dolci ai 3 professori. Sara Torresi, per lei non c'è arte senza scienza. Dopo essersi laureata in scienze e tecnologie alimentari, Sara diventa ricercatrice in biotecnologia degli alimenti per poi approdare all'Accademia Etoile, dove in poco tempo il suo talento e la sua dedizione le fanno guadagnare un posto di chef docente. Piero Di Trizio, di sangue pugliese, è figlio d'arte. Animato dal fuoco della pasticceria, ha girato il mondo a fianco dei più grandi maestri pasticceri e lavorando in ristoranti stellati. Dopo Lione, Londra e Singapore, è tornato all'Accademia in veste di Executive Pastry Chef, dove tutto ha avuto inizio come studente. Pioniere della pasticceria italiana. Dopo un duro apprendistato in Francia e una serie di geniali invenzioni, Rossano Boscolo ha fondato l'Etoile, un'accademia capace di formare più di 20.000 professionisti della cucina e della pasticceria. Il suo motto è: il successo non potete comandarlo, potete fare molto di più, meritarvelo. Cari allievi, come vi sentite? Beh, un po' tesi, lo siamo tutti quanti, ma è arrivato il momento di dare veramente il massimo e, voglio dire, conquistare questi grembiuli. 1, 2, 3, 4, 5, soltanto 5 grembiuli, mentre voi siete in 10.
I vostri professori, anzi i nostri professori, assaggeranno i vostri dolci senza sapere di chi sono e soltanto dopo l'assaggio scopriremo appunto chi è l'autore e se si merita appunto il grembiule. Certamente. A un dolce da maestro, gli unici a sapere tutto sarete solo voi da casa e Massimiliano Rosolino. Professori e studenti giocheranno invece completamente al buio. Voi invece ne vedrete delle belle, cominciando da ora. Nessuno sa che ad essere ammessi alla fine saranno 7 studenti e non 5. Bene, professore, siamo pronti per il primo assaggio. Bene. Andiamo. Vai via. Allora, assaggiamo il primo. Esteticamente... ben fatto. Non male. No, assolutamente. Si presenta bene. Assolutamente. Pulito. Li ho visti mangiare abbastanza, anzi secondo me Rossano addirittura ha fatto la seconda, diciamo, scarpetta. Scopriamo però di chi è questo dolce. Bene, chi ha fatto questo dolce? Io. Emilia, vieni pure. Vieni Emilia. Mi chiamo Emilia, vengo da Sorrento in provincia di Napoli, ho 23 anni e attualmente vivo a Lussemburgo con il mio ragazzo. In cucina diciamo che mi definisco una perfezionista, adoro le cose particolari e la precisione in ogni dolce. La mia creatività viene da mio padre, che per me è un genio. Lui è passato da meccanico a imprenditore, brevettando un sistema di equipaggiamento di sicurezza per auto. Adoro spendere il mio stipendio in borse e scarpe, che è la mia passione. Prima di mettere in produzione un dolce, lo disegno, quindi lo creo, e poi passo alla produzione. Ci tengo veramente tanto a conquistare questo grembiule, perché sarà una soddisfazione sicuramente per mio padre, che è un mio grande fan da sempre. Ci dici qualcosa da questa tua idea? Sì, allora ho preparato un eclair con gelatina al mango, un croccante al sesamo bianco e nero, un cremoso alla vaniglia e una salsa al passion fruit. L'eclair vedo che c'ha la crosta. C'è un craquelin, sì, sì. È una tecnica? L'ho fatto perché per dare croccantezza al dolce. Certo, però i professori sono sempre professori. Bene, ben eseguito, e devo dire che c'è un bel contrasto tra l'acidità del frutto che hai scelto e la parte cremosa interna, e forse un tocco di colore in più. Manca un po' di colore, vabbè. L'avrei gradito. Il professore che temo di più è Chef Piero, poiché è una delle persone forse più esigenti e più dure lavorativamente parlando. A me è piaciuto molto da un punto di vista di texture, appunto, quindi al palato avevo appunto l'acidità del passion fruit, avevo la craquelin che era comunque croccante insieme appunto alla cialda, il cremoso alla vaniglia, quindi da un punto di vista di sapori non mi è dispiaciuto, nell'insieme è bravo. Io mi collego con loro, sono d'accordo, quindi cosa ti dico? Bene Emilia, il primo grembiule è tuo. Grazie. Bocca al lupo. Primo grembiule conquistato. Lasciala, prendi questo. Io ho visto che odorano, ma magari c'è un raffreddore. Chi ha fatto questo dolce? Vieni qui. Sono Anna. Ho 29 anni e vengo dalla provincia di Napoli.
Nella mia vita ho fatto tante scelte, talvolta anche sbagliate, come per esempio iscrivermi all'università e fare un corso di biologia. Poi ho deciso di cambiare totalmente e di arruolarmi, di intraprendere la carriera militare. Quella non è stata una scelta sbagliata, anzi, sono stati 3 anni fantastici dove ho sicuramente appreso tante cose, tanta disciplina che continuo ad avere ancora oggi in pasticceria. Infatti i miei colleghi non fanno altro che dirmi che sembro davvero un soldato. Ai professori oggi porto una crostata rivisitata con una frolla al basilico, una bavarese alla nocciola e un caramello salato. Bello completo, consistente. Che dite, ragazzi? Molto interessante. Interessante la profumazione del basilico che emerge dalla frolla, la croccantezza e le diverse consistenze all'interno, la sorpresa che c'è all'interno che non ci si aspetta e poi ecco la decorazione molto ben eseguita. Molto interessante comunque il contrasto del timo col basilico, caramello salato. E... tantissimi complimenti per Anna, vediamo se conquista anche lei il grembiule. Ne sono rimasti 4. Prenditi anche te il grembiule. Grazie. Anche Anna ce l'ha fatta. Già abbiamo detto che il meccanismo di gioco di un dolce da maestro non sarà come ce lo si aspetta, ma... Ma come faceva a non passare? Nemmeno la conduzione, a quanto pare, sarà proprio canonica. Quindi non stupitevi di nulla e continuiamo gli assaggi. Essere la delizia limone questa, no? Scopriamola. Sono Carlotta, ho 24 anni e vengo da Napoli. E mi ritengo napoletana a tutti gli effetti, nonostante sono nata in Puglia, ma mi sono trasferita a Napoli quando avevo soltanto 3 anni. Quindi sono napoletana al 100%, anche perché il mio fidanzato vive a Napoli, è di Napoli, quindi Napoli è al mio cuore in tutto e per tutto. Sui limoni si sente, no? Sì. Volevo andare a pescare il cuore, molto visto che c'è qualcosa intense dentro. Buono. È stato il mio fidanzato a regalarmi un corso di pasticceria quando ero agli ultimi anni di università e poi quando ero proprio all'ultimo anno ho lavorato per vari catering, per eventi anche abbastanza grandi e da lì ho capito che non potevo più fare a meno della pasticceria che sarebbe stata la mia vita. Forse manca un po' di croccantezza. Avrei messo più pan di Spagna bagnato, avrei creato un interno di un mini zuccotto piccolino come interno di pan di Spagna. Perché è tutto molto un po' cremoso. Però buono di gusto, mi ricorda la campagna. E poi è interessante il cuore interno, no? Questo cuore di limone molto, molto intenso che va a rinfrescare un pochino il tutto. Quindi. Chi è che l'ha fatto? Io. Vieni. Vieni Carlotta. Partenopea, io non sono di parte. Forza Napoli! Allora, questa è una delizia al limone rivisitata in chiave moderna e alla base ho messo un biscuit con una bagna al mandarino e poi c'è un inserto fatto da una crema leggera alla vaniglia e un cuore di confit fatto con le zeste di limone, tutto quanto intorno racchiuso da una bavarese al limone e decorato con cioccolato bianco colorato giallo e petalo edibile. Posso chiederti come mai la scelta del mandarino? Perché è un liquore che fa mia nonna tutti gli anni e mi piace. Ha scelto il liquore che fa la nonna tutti gli anni, Carlotta. Solo per questo andrai proprio direttamente in finale. C'è una motivazione sentimentale, romantica. Sì. L'unica nota che mi sento di, suggerimento che mi sento di darti è appunto la parte interna, avere un po' più di masticazione, nel senso sento molto, tutto molto cremoso, appunto come diceva lo so. La parte interna è troppo morbida, va giù troppo velocemente, te ne mangiate fritto, scusami. Vabbè, tutto qua, però per il resto un buon dolce, delicato, preciso, equilibrato. Che ne pensate voi del grembiule? Adesso dobbiamo tutti decidere se dare il grembiule o meno. Penso di meritarmi assolutamente il grembiule. Per me sì, ma mi aspetto altro, molto okay. Di più. Grazie. Per me sì. Diamo una possibilità, per me sì. Sì?
Quindi siete due, io non posso dire altro a questo punto. Però vogliamo e ti chiediamo di più. Allora Carlotta, il terzo cambiolo è tuo. Grazie. E in bocca al lupo. Crepi. E anche Carlotta è passata per il rotto della cuffia. Tre allievi sono passati, soltanto due grembiuli rimasti. Ma professore, sapete che sono rimasti soltanto due grembiuli? Ci sono ancora sette allievi. Fate bene i calcoli. Di chi è questo dolce? Io, certo. Federica. Sono Federica, ho 20 anni e vengo da Genzano di Roma. Ho ereditato la passione per la pasticceria da mio zio che aveva un laboratorio a Lisbona. E anche se mi piace fare i dolci, vado spesso in ansia. Per questo ho un quaderno dove mi appunto le cose da fare e con quello cerco di calmare la mia ansia, ma non è questo il caso, perché oggi sono ancora più in ansia perché non ho l'ansia e sono troppo tranquilla. Risveglio al caffè è una bavarese al mascarpone, cremoso al caffè, un croccante all'amaretto e un biscuit bagnato al caffè. Il croccante all'amaretto è la parte sotto che si è staccata? Sì, chef, come base ha anche una frolla ricostituita. Il mio dolce non penso che sia il migliore perché ogni dolce ha una propria caratteristica, ma penso che sia un dolce che mi è uscito molto bene. E la scelta del chicco di caffè? Mi piaceva molto un elemento che desse colore. Sento ora che non è al cioccolato, è proprio caffè, sì. Sono sicura che il mio dolce vincerà un grembiule. È un dolce buono, non è un dolce cattivo, non è un dolce equilibrato male, però c'è un errore. È mossa in ansia. Un errore che io da Federica non mi aspetto. Io nel momento in cui vado, ma l'ho notato già quando Rossano tagliava la fetta, si stacca completamente la parte di sotto con la parte di sopra. Lo sapevo. E questo in un dolce è un errore molto grave. Piero ha fatto osservare a Federica che la sua torta, appena ha iniziato a tagliarla, si è subito capito insomma che il coltello non andava giù facilmente. Giusto Federica, cosa ne pensi? Sì, chef, ha ragione, avrei dovuto mettere un cremoso per attaccare i due strati. Che si fa? Io... Fede, non ti abbattere, Fede. Non bisogna mollare, mai. Da Federica non mi aspettavo questo, quindi per me no. Aia. Prima no. L'errore c'è, però io in lei vedo delle potenzialità, così come in questo dolce. Quindi proverei a vedere cosa ci propone più in avanti. Quindi per te sì? Per me sì. Un sì. Nella prestigiosa Accademia di Pasticceria di Rossano Boscolo sono in atto le selezioni tra 10 dei suoi migliori studenti. Solo 7 di loro accederanno alla gara che animerà i prossimi 15 giorni di corso, gli stessi che li separano dal tanto agognato diploma. Svegliandoli in piena notte, li vedrete sfidarsi per vincere un contratto di lavoro in un gioco al buio in cui né studenti né professori conosceranno le regole e l'evoluzione della classifica. Federica, ti voglio bene, ma è no. Ok, chef. Mi spiace. Quando ti dicono che ti vogliono bene, è finita. Grazie comunque. Peccato. Sì. Fede, mi dispiace. Anche a me. Ok, dai, sarà per un'altra volta, siamo sportivi. Sicuramente. Già. Così anche tu, dai. Ok. Federica non ha conquistato il grembiule. Ma noi lo sappiamo che non è tutta l'ultima. Massimiliano, meglio che non ti fai sentire. Solo tu e il pubblico a casa potete saperlo. Studenti e professori giocano al buio. Non sanno, per esempio, che chi ha ora il grembiule... Prenditi anche te il grembiule. Grazie. Bocca al lupo. Non è detto che sia davvero ammesso. E chi hanno escluso... Non è detto che sia davvero fuori dal gioco.
Ma andiamo avanti con ordine. Ci sono ancora 6 dolci da assaggiare perché anche loro capiscano che tutto non è come sembra. Cosa ci vorrà raccontare questo dessert? E poi lo chiederemo a lui. Chi l'ha fatto? Io, chef. Roberto. Mi chiamo Roberto, ho 23 anni, abito a Cusano Mutri, in provincia di Benevento. Sono predestinato perché fin da bambino giravo in pasticceria, anche perché i miei genitori hanno una pasticceria e l'hanno aperta proprio dopo poco la mia nascita. Fin dal liceo poi sfogliavo già i libri di Boscolo. Preferisco avere un rapporto con i clienti perché la nostra soddisfazione in questo mestiere è proprio quella di esaudire le idee, i desideri, la voglia di dolce che hanno i nostri clienti. Oggi i professori assaggeranno il dolce tipico della mia zona, che è il panzerotto con le castagne, che io ho rivisitato e scomposto nel piatto, cercando però di mantenere quelli che sono i sapori e i profumi tipici e classici del panzerotto. E ho tantissima voglia di prendermi quel grembiule. L'unico maschio, Roberto, decisamente teso. Io ne ho assaggiati i dolci tuoi durante tutto il percorso, però da te un dolce così non me l'aspettavo. Non so cosa hai voluto fare, cosa hai voluto dimostrare, non l'ho capita proprio. Come si dice, un vero e proprio cazziatone. C'è il sapone in bocca, non l'ho proprio sentito. Un dolce, non è un dolce. Un dolce non è dolce, cioè, non è buono. Questo è un dolce tipico della tradizione che porta dei sapori propri della mia terra. Io ho cercato di scomporlo in un piatto. Oh, però si difende Roberto, mi piace. Una mousse alle castagne, in cui ho riutilizzato il miele di castagne, accompagnato da una crema pasticcera all'arancia e una gelatina al vermouth, proprio perché anticamente noi c'era l'usanza di utilizzare il vermouth, molto spesso lo facevano anche in casa le nostre. Roberto si sta difendendo in tutti i modi, riuscirà a convincere i professori. Le tradizioni vanno sempre portate avanti, anche nella creatività, anche nell'evoluzione. Siamo qui, siamo pasticcere, un artista deve sempre evoluzionare, su questo non c'è ombra di dubbio, però poi alla fine deve fare felice il palato delle persone. Il cacao stesso, così, in maniera prepotente, non è piacevole. Rossana è proprio la spada della roccia. Tu hai delle grandi potenzialità, abbiamo visto da te fare delle preparazioni eccellenti, molto ben equilibrate. Forse qui hai voluto mettere un po' troppo e purtroppo questa volta non è andata bene. Dai, dai, è l'unico maschietto. Con difficoltà e anche con un po' di dispiacere, purtroppo non me la sento di dare un sì. Ti dico no, ma avendo qualche dubbio dentro. Purtroppo Roberto non ce l'ha fatta. No Roberto, mi spiace. Grazie Roberto stesso. Grazie Roberto. Roberto, oui. Purtroppo non è andata. L'ho visto. Lo so, ma qual è stato l'errore? Forse abbiamo usato un po' troppo. Io se posso, lo provo pure io. Un piacere. Va bene, ciao Roberto. Forse proprio questo è stato l'alta aspettativa che avevamo, che ci ha fatto poi rimanere male. Purtroppo dopo Federica anche Roberto non riesce a conquistare il grembiule e va via per il momento. Chiara, ho 27 anni e vengo da Pordenone. E mi chiamano un po' la maestrina, forse perché in realtà ho fatto veramente la maestra e i bambini infatti sono la mia seconda passione, perché la mia più grande passione sono i dolci e la pasticceria. Buonissimo, perfetto. Vado di là intanto io. Chi ti ha fatto questo? Io. Chiara, vieni.
Sono curioso. Chiara, fino al momento 3 grembiuli consegnati, conquistati, 2 purtroppo, 2 allievi non ce l'hanno fatta, ma sono rimasti in palio ancora 2 grembiuli. In questo dolce, che ho chiamato Love is All We Need, l'ho creato io per l'anniversario dei miei genitori, mettendo insieme due gusti che a loro piacciono molto, ovvero la polenta, infatti si tratta di una bavarese fatta con la farina di polenta, e le pere cotte nel vino. Ho scelto questo dolce perché comunque io sono parecchio legata alla mia famiglia e siccome ho ricevuto tanti complimenti quando l'ho fatto, ho pensato che fosse l'occasione per poterlo riproporre. Ma la farina di polenta come l'hai incorporata alla bavarese? Nel mentre ho portato a bollore il latte, ho cotto la farina di polenta che l'ho macinata fine, proprio perché so che la polenta ci impiega di più a cuocere, e dopodiché ho fatto la crema inglese con il latte e la farina di polenta assieme praticamente. L'ansia sì, un pochettino c'è, perché comunque è un'esperienza nuova, non so bene a cosa andrò incontro e l'incognita ovviamente gioca a sfavore contro la mia ansia, però sono qua e sono sicura e certa che voglio farcela. Ci vedo dell'innovazione, però in bocca deve rimanere un buon gusto. Sì. Questa è la prima cosa. Rimane, questo sì, questo rimane, infatti secondo me è una bella... C'ha tanti difetti ancora. Sì, esatto. Credo di meritarmi il grembiule perché sono arrivata fino a qui e quindi penso che il mio dolce valga questo posto e questo grembiule. Avrei giocato molto bene perché, e questa è qui l'innovazione che mi è piaciuta molto, la pera col vino con la polenta. Avrei cercato di stratificare questa bavarese alla polenta con questo vino. Sarebbe uscito qualcosa di fantastico secondo me. Ecco perché è buono ma non perfetto. Ti dico, guarda Chiara, anche l'utilizzo della salsa mu che tu hai fatto è un po' troppo marginale, io l'avrei inserita all'interno della preparazione magari con un cuore che poteva colare, no? All'apertura, quindi sarebbe stato comunque in armonia. Chiara è particolarmente sorridente, si vede che è sicura di sé, sa quello che ha fatto e secondo me lo sono anche i nostri giudici. Io la premierei. Dico io prima stavolta, perché così ti prendi la responsabilità. Dai, stavolta è andata. Sì, io cambio l'idea do. Oggi ci hai dimostrato l'attaccamento alla famiglia, la prossima volta dimostra anche qualcosa di altro. Va bene. Bocca al lupo, il grembiule è tuo. Grazie, tuo. Chiara. L'ho detto che era sicura di sé, era convinta, bisogna anche essere bravi, smart davanti ai nostri professori. E ha conquistato, Chiara ha conquistato il grembiule. Manca l'ultimo. Abbiamo un grembiule solo, ragazzi. I nostri professori sono decisamente golosi, belle forchettate piene, ma è rimasto soltanto un grembiule per 5 allievi. Molto interessante la parte croccante, sotto la crema. Secondo voi chi l'ha fatto? Sicuramente una preferenza per quella che è un po' la pasticceria francese dietro. Sì. Ci deve essere, chissà. In passato ci ha mostrato un po' più che si voleva avvicinare alla pasticceria francese. Esatto. Era potrebbe. Giorgia, ora non lo so se... Chissà. Giorgia è il tuo? Ah, hai visto? Oh, che imboccata. Vieni Giorgia, vieni. Mi chiamo Giorgia, ho 22 anni e vengo da Napoli. Finalmente mi hanno chiamato, era un sacco di tempo che aspettavo, spero che il dolce piaccia. Ho lottato tanto nella vita nonostante abbia solo 22 anni e non è stato molto facile per me affermarmi. Sono dislessica e quando stavo a scuola i professori, diciamo, mi umiliavano dicendo che io non avrei potuto fare mai niente nella vita. La pasticceria mi ha aiutato perché mi ha fatto credere in me stessa, mi ha fatto cacciare il carattere che mi avevano buttato, diciamo, sotto i piedi, e adesso sono felice, sono contenta. Dimmi due parole del Paris Brest. Vabbè, l'ho voluto portare appunto perché il mio più grande sogno è quello di andare a lavorare in Francia, quindi ho voluto portare questo dolce che rappresentasse appunto il mio sogno. È perfetto secondo te? No, quello no. Solo che l'ansia, le cose mi hanno preso, quindi... Cosa non è perfetto? Vabbè, non sono tutti quanti uguali come avete detto, e le cotture sono un po'... casomai la crosta da una parte è più dorata, dall'altra di meno. Nell'insieme un buon dolce, un buon... sento subito una profumazione di nocciola pralinata.
Di gusto buono. Io amo poi la nocciola, quindi mi hai colpito nel profondo, quindi per me è un sì. Il professore che stiamo di più è Chef Sara, perché è molto esigente, precisa e severa. Nonostante qualche piccola imprecisione, devo dire che puoi considerare questo dolce il tuo portafortuna per l'esperienza in Francia. Per me è un sì. Grazie. Quindi l'ultimo grembiule è tuo. Grazie mille. Vai Giorgio, prendi. Complimenti. E non farcene pentire. Giorgio ha conquistato il quinto grembiule. Beh, cosa faranno i ragazzi sulle spalle adesso che avevano la speranza di qualificarsi? Abbiamo terminato il grembiule. Adesso ci sono rimasti tre dolci. I professori e gli allievi non sanno che anche chi è stato eliminato potrà conquistare un grembiule. Adesso gli spieghiamo perché. Arrivati a questo punto del gioco, infatti, è il caso di svelare a professori e studenti come si va avanti. Ragazzi, complimenti a chi ha conquistato il grembiule. Però c'è un problema adesso, no? Io vedo tre torte e sugli spalti tre allievi che non hanno un grembiule a disposizione. Quindi, voi che siete rimasti sugli spalti, cari allievi, avete ancora una speranza. Quale? Quella di poter, insomma, comunque impadronirvi del grembiule che hanno gli altri ragazzi. Qualora i nuovi dolci da assaggiare dovessero risultare migliori di quelli già assaggiati, i professori dovranno decidere a chi toglierlo per darlo allo studente più meritevole. Cari professori, avete capito? Sì. Io credo che il gioco non è finito. Non è finito il gioco, quindi noi adesso assaggiamo queste tre dolci. Che vi piace, diciamoci la verità. Se troviamo un dolce che ci piace più di prima, cambiamo il grembiule. Esatto, una specie di ruba mazzetto. Bene. Grazie, grazie Max. Preparate le vostre forchettine. Grazie. Sempre pronte. Adesso se uno di questi tre dolci ci colpisce, salta il posto di uno di loro, Infatti non li vedo più tanto sorridenti. Bella frescona, creativa. Allora, io da un punto di vista estetico manca un po' di raffinatezza. Beh, un po' tanto. La vedo molto, molto pesante, anche solo guardandola. Chi l'ha fatto? Io. Laura. Vieni Laura. Sono Laura, ho 26 anni e vengo dalla provincia di Viterbo. Amo molto gli animali, ho un cane e un gatto con cui gioco molto spesso e li adoro quasi quanto il mio fidanzato. Oggi ai professori presenterò un dolce della tradizione che è il Mont Blanc, che ho un po' rivisitato. Dei tre professori, quello che mi mette un po' più soggezione è Rossano Boscolo, perché comunque è il fondatore della scuola e una persona molto importante. Laura, come mai questo dolce così un po'... Ho pensato a una torta classica, quindi l'ho fatta ricca di panna, di meringhe. Fettone di dolce che quando lo taglio è quasi impossibile fare una fetta di dolce, un fettone comunque. Viva l'abbondanza! Riducendo le dimensioni e avendo all'interno una stratificazione un pochino più sottile, no? Con strati di crema più piccolini, probabilmente ti avrebbe premiata. Nel momento in cui tagli una fetta, tu devi riuscire a prendere tutti i sapori in una sola forchettata. Io non posso prendere prima la parte di sotto, guarda, ho preso una parte, il primo 50%, e poi andare a prendere l'altra parte di sopra. Io con una forchettata devo riuscire a prendere tutto. E in questa maniera sono equilibrati male. È dura perché i nostri professori sono estremamente preparati. Per me non prendi il posto di uno di loro cinque. Mi spiace, per me. Per me no, però ho visto comunque saper fare un qualcosa. Saper
sono veramente dei professori molto severi, però ci sta ragazzi, siamo in ballo. Comunque mi sarà molto difficile sfilare i grembiuli, molto, molto, molto difficile, molto, molto, molto. Mi dispiace. Grazie comunque. Laura, insomma... Avrei dovuto stratificare di più. Ma ho visto, hai fatto una torta così. Che a loro piacciono quelle torte grandi, però non permette nessun errore. Perché quando ci sono più strati, loro vogliono cosa fare? Pescare. Vogliono assaggiare tutto. Ma c'è una volta, tanto potevano farla a rate. Vabbè, dai. Ti rifarai. Per la prossima volta. Grazie a te. Grazie. Eccoci arrivati al nono dolce. Ci siamo quasi. Una bella presentazione, eh? Sento un po' di frutta, un po' di cioccolato. Quello completo. Sembra che ci siano tutti gli elementi. Mi chiamo Francesca, ho 33 anni e vivo a Lecce. Se sono qui è soprattutto grazie alla mia famiglia che mi ha sostenuta in tutte le mie scelte. Mio padre è meccanico e mia madre è casalinga. Io ho ripagato tutti i loro sacrifici laureandomi. Subito dopo la laurea ho fatto un po' di tutto, diciamo. Ho fatto la cantante, la ballerina e anche la giramondo. Alla fine ho capito che volevo realizzare il mio sogno più grande e diventare una pasticcera. E questo è il motivo per il quale mi trovo in questa scuola. Ho capito che era la cosa che mi avrebbe reso felice. Soprattutto dopo la scomparsa del mio ragazzo, dopo questa esperienza, ho capito che la vita va vissuta al 1000 per 1000 e quindi essere felice e fare il lavoro che ci piace è la cosa più importante, la felicità, e io credo di meritarmela. Il dolce che ho preparato è una bavarese al cioccolato al latte e pesca. Il dolce ho voluto chiamarlo Carletto, perché Carlo è il ragazzo, il mio fidanzato, che adesso non c'è più. Forse la pesca interna l'avrei messa sì che in gelé, così un po' spadellata a pezzi, un pochino più trattata diversamente rispetto al succo. Io avrei cambiato un po' le stratificazioni, esatto. Però nel complesso il dolce è buono, molto buono. Chi ha fatto questo dolce? Io. Francesca. Francesca, vieni Francesca. Dici due parole sul dolce. È una base Strozzle alle mandorle con un inserimento di gelée alla pesca aromatizzata alla vaniglia. All'estremità della gelée abbiamo due dischi di cioccolato fondente temperato e poi glassato con il cioccolato fondente la bavarese al cioccolato al latte. Perché Carletto? Carletto, questa torta è stata dedicata ad una persona che adesso non c'è più. È una torta che avrei voluto farle assaggiare, ma non è stato possibile. Ci dispiace. Però questa è la vita, bisogna sempre andare avanti. Certo. Allora, la stratificazione del cioccolato, io l'ho trovata un po' spessa. Tanto è vero che quando l'ho tagliata ne è uscito un pezzo. Invece deve essere sottile, 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 sottile. Il professore che temo di più è sicuramente Rossano Boscolo, perché essendo un uomo tutto d'un pezzo e anche tradizionalista lo vedo più rigoroso, quindi magari non chiudo un occhio tanto facilmente. La mousse è molto buona, il dolce è un bellissimo dolce, presentato bene, pulito, finito, la glassa è penso che è perfetta. Adesso noi abbiamo un dubbio però. Eh già. Se tu devi togliere il grembiule da una di queste tue colleghe. La collega che temo di più forse è Emilia, perché vedo che è una ragazza molto sicura di se stessa e mi sembra anche molto, molto creativa. Per noi è sempre molto difficile. No, perché è un dolce comunque valido. Voglio dare un po' dei pregi e dei difetti a questo dolce, che penso che è uno dei dolci che sono stati glassati meglio. Se tu vedi la glassatura
che abbiamo sulla torta è molto fine. E in una torta moderna questo è molto importante, perché deve solo rivestire una torta, ma non deve essere eccessiva. Quindi questo è il pregio. Il difetto è appunto quelle scagliette di cioccolato, io le avrei messe un po' più fini e anche un po' tagliuzzate tra di loro. Francesca, allora ti annunciamo che facciamo il cambio. Però dacci un secondino, perché dobbiamo scegliere con chi fare il cambio. Mi sento in una posizione un po' scomoda, dato che devo portare via il grembiule a qualche altra mia collega. Alcuni dei più brillanti allievi dell'Accademia di Pasticceria di Rossano Boscolo si stanno giocando l'opportunità di prendere parte a una gara che farà vincere ad uno di loro un contratto di lavoro. Francesca con il suo dolce ha convinto i professori, che ora stanno decidendo a chi togliere un grembiule dei 5 già assegnati. Facciamo così? Non lo so. Sì. Quello. Detto così. Ci siamo. Mi prendo io questa patata bollente, va. Prendi te. Vai tu. Allora. Giorgia, puoi rivenire un attimo qui, per favore? Il tuo dolce era molto buono. Però facendo un po' dei paragoni tra i vari dolci tra di voi, diciamo quello che ci ha lasciato meno rispetto agli altri è stato appunto il Paris Brest. Quindi abbiamo deciso di fare il cambio del tuo grembiule con il grembiule di Francesca. Di Francesca. Grazie. Ti dispiace? Ci dispiace, no. E ti diamo un grosso in bocca al lupo. Grazie. Per il tuo futuro. Grazie. Giorgia! Ci avevi creduto, giusto? Un po' così. Ma pure io! Vabbè, non fa niente. Va bene, dai, oh. Comunque, è una gara, vero? Sì. Va bene, continua le tue gare. Grazie. Vai! Dopo essersi ripresi dallo shock, professori e studenti proseguono l'esame. Tocca a Marta giocarsi un grembiule con il suo dolce. Mi chiamo Marta, vengo da Morciano di Leuca e ho 21 anni. Sono giovane ma molto volenterosa. Il mio sogno più grande è di aprirmi una pasticceria con i miei genitori. Spero che questo sogno si realizzi, perché sono una sognatrice in quanto leggo molti romanzi rosa e quindi sono anche molto romantica. Mi chiamo Gino. Fa il finanziere, però a casa fa tutto. Credo nel colpo di fulmine e spero che i professori si innamorino assaggiando il mio dolce. Se vedi già l'aspetto visivo della torta, vedi già che è piena di glassa, non è fine, sottile come deve essere, appunto. Il secondo problema, vedi? La cronistra. Qui hai messo due strati di biscuit e si sono staccati immediatamente. Ed è una delle cose meno piacevoli di un dolce, quando non rimane compatto, perché quando taglio mi va da una parte all'altra. Peccato, perché il dolce di gusto è veramente buono. E poi, Marta, c'è l'estetica, che in una torta di questo tipo chiaramente l'occhio vuole la sua parte e il primo impatto è quello visivo, quindi la glassa che non è stata privata dell'aria, vedi, ci sono delle bolle d'aria sulla superficie che la rendono opaca, quando invece dovrebbe essere bella brillante, e poi non è stata colata con precisione, un po' troppo, probabilmente era troppo fredda. Sara, Piero, abbiamo già segnato i 5 grembiuli. Proviamo a fare un riassunto. Abbiamo Carlotta che ha fatto la delizia. Abbiamo Anna che ha fatto quella costata. Poi abbiamo Francesca che ha fatto l'ultimo dolce al cioccolato. Abbiamo Chiara che ha fatto la polenta. Quel dolce un po' innovativo con la polenta. Ed Emilia con Emilia ha fatto l'eclair. L'eclair che non si può mettere in discussione. Cara Marta, io non me la sentirei di non me la sentirei di cambiarlo. Non credo valga un grembiule. Non credo neanche io valga un grembiule. Purtroppo. In bocca al lupo. Grazie. Brava comunque. Marta. E va bene.
Non lo so, io avrei voluto dire gli ultimi saranno i primi, purtroppo non ci sono riuscito. No, delle vittorie ci sono delle sconfitte. Esatto, questo è lo spirito giusto. Bene, Marta, grazie. Grazie a voi. I 10 dolci sono stati assaggiati, 5 grembiuli conquistati, ma adesso c'è ancora una sorpresa. Ragazze, allieve, complimenti. Da questo momento in poi i vostri grembiuli nessuno potrà levarveli. Sono state brave? Sì, molto. L'hanno meritato. Molto, ma c'è una bellissima sorpresa. Perché qui con me ho ancora 2 grembiuli. Ebbene sì, mi ero dimenticato questo piccolo dettaglio. Perciò ci sono 2 grembiuli a disposizione, quindi facciamo entrare chi al momento pensava di essere stato eliminato. Allievi, bentornati. C'è una piccola sorpresa per voi. Le possibilità di rimanere in questa, diciamo, in questa gara non sono finite. Qui ho 2 grembiuli e vogliamo darvi un'altra possibilità. Come sempre spetterà ai vostri professori decidere chi di voi 5 potrà accedere, insomma, a far parte di questa gara. Perciò 2 grembiuli per 5 allievi. La palla passa a voi. La palla è difficile da giocare, perché sono stati tutti innanzitutto bravi, quindi io devo fare soprattutto i complimenti a tutti. Qualche errore, qualche difficoltà, ma a volte nelle gare c'è sempre un po' di emozione e qualche errore si fa. Però volevo lasciare la scelta ai vostri docenti, a Piero e a Sara, perché loro vi conoscono bene, sanno dove potete arrivare. Quindi lascio la prima scelta al docente Piero. Ok Piero, ti passo la palla, no, in questo caso ti passo il grembiule. Grazie. Vai. Max. Allora, il primo nome che vogliamo far rientrare in gruppo è... Federica. Grazie chef. Ottenere il grembiule non è stato assolutamente facile, ma adesso che ce l'ho sono pronta a difenderlo con le unghie e con i denti. Però aspetta, hai fatto un percorso magnifico. Noi sappiamo la tua forza e non è quella che hai dimostrato oggi. Da Federica ci aspettiamo grinta, ci aspettiamo voglia, ci aspettiamo personalità in un dolce. È l'ultima possibilità. Adesso ho l'ultima decisione importantissima a te, Sara. Ti passo il grembiule. Grazie. Allora, è giunto il momento di assegnare l'ultimo grembiule rimasto. La persona a cui ho deciso di assegnarlo è... Roberto, il grembiule è tuo. Ma da te mi aspetto molto di più, quindi mi raccomando. La scelta degli chef mi ha emozionato e adesso ho tanta voglia di dimostrare che quel grembiule lo merito. Io ne volevo 10 grembiuli, ma me ne hanno dati solo 7. È una gara, è un gioco, va fatto, siete tutti molto bravi. 7 sono le scelte che abbiamo fatto, ma farete sicuramente un buon percorso tutti, sia qui dentro che professionalmente parlando, perché lo meritate tutti. Quindi complimenti ai 7 vincitori, ai 7 che inizieranno questa gara, perché da domani i giochi iniziano quelli veri, e con gli altri naturalmente ci vediamo domani in scuola, si continua. Complimenti ragazzi. Buon riposo. Complimenti ragazzi, complimenti a tutti. Ed ecco qui i nostri magnifici 7. Davanti a loro 15 giorni in cui di giorno continueranno a dare il massimo nello studio per il sempre più vicino diploma e di notte lotteranno per il loro contratto di lavoro. Questo è un dolce da maestro.